Una sentinella spazzamare che raccoglie ogni giorno i rifiuti galleggianti. Stiamo parlando della Marine Litter che quotidianamente pattuglia la costiera da Vietri a Positano e viceversa. L'interessante e singolare progetto vede insieme a tutela del territorio diversi attori: il distretto turistico della costiera amalfitana, l'area marina protetta Punta Campanella, l'ente parco dei Monti Lattari, la Multiservice, l'Alicost e tutti i comuni della costiera. Insieme, pubblico e privato per tutelare l'ambiente. Il grande progetto Sostenibilità in Costiera Amalfitana prosegue anche con la consegna di 3.000 borracce in Tritan nelle scuole e con tante altre azioni concrete. Il Tritan è una plastica non tossica, lavabile, sterilizzabile e per questo ideale al riuso. Facciamo parte di questa campagna I Love Amalfi Coast, promosso dal distretto turistico Costiera Amalfitana e dall'area marina protetta Punta Campanella, con la preziosa collaborazione di Alicost. Stamattina siamo a bordo del nostro battello spazzamare, un battello di 8 metri, fornito di cesta potiera per il recupero degli oggetti e di stiva dove vengono raccolti gli oggetti, per poi differenziarli e consegnarli per lo smaltimento. Siamo in compagnia del nostro capitano Mario, dove lui quotidianamente gestisce questo servizio, quindi voglio dare a lui la parola per entrare nello specifico. Allora, in effetti abbiamo raccolto oggetti galleggianti da quando abbiamo iniziato questo servizio, non tante quantità, fortunatamente. Diciamo che il mare è tutto abbastanza pulito. Soltanto qualche oggetto in più, oppure materiali organici in più, dopo gli eventi atmosferici che sono stati nei primi di settembre. E questo vuol dire che il nostro mare non è tanto sporco, ma viene sporcato dai fiumi e dagli affluenti che secondo me non vengono puliti quotidianamente oppure periodicamente, cosa che si dovrebbe fare perché è una cosa molto importante. Poi, in effetti, come dicevo, le previsioni erano molto peggiori, ma fortunatamente veramente il mare da Positano, Vietri, il tratto di costa che noi facciamo, ci risulta molto molto pulito. Speriamo nel buon senso anche dei naviganti nel rispettare sia il mare che anche le regole, di non sporcare e di portare la spazzatura negli appositi contenitori alle banchine.